Spagna è nato già un caso Mbappé? Ancelotti ha fatto chiarezza sul momento che si sta vivendo e la sua sentenza non ha lasciato dubbi. La nuova stagione non è partita al massimo per il Real Madrid che, nelle prime tre giornate, ha ottenuto due pareggi e una sola vittoria. Nelle gare fin qui giocate, Kylian Mbappé non ha segnato neppure un gol, tanto che c'è già chi sta iniziando a rumoreggiare. Proprio di questo argomento ha parlato lo stesso Carlo Ancelotti in conferenza stampa, le sue parole non lasciano dubbi. Carlo Ancelotti ha parlato di quanto si sta vivendo in casa del Real Madrid dopo che la sua squadra è riuscita a guadagnare solamente 5 punti in 3 partite. Dal Real ci si aspetta ovviamente di più e questo il tecnico lo sa bene. Alla vigilia della sfida contro il Betis, ha perciò parlato in conferenza stampa e ha fatto il punto della situazione. L'allenatore italiano ha parlato di quello che si aspetta dalla gara e delle possibili soluzioni da attuare immediatamente per evitare di perdere ulteriori punti. Anche se a tutti gli effetti si è solamente all'inizio della stagione, il Barcellona sta già scappando, i rivali storici della Liga sono infatti a punteggio pieno, 10, in testa. Ma le sue parole hanno fatto poi riferimento anche alle prestazioni messe finora in campo da Kylian Mbappé e sono state nette. Ancelotti deciso su Mbappé, ecco cosa ha riferito in conferenza stampa. Così ha perciò parlato la guida dei Blancos, se pensiamo al lavoro difensivo, Kylian è l'ultimo a cui dobbiamo pensare. Sta giocando molto bene anche se non ha segnato, la sua presenza genera pericolo. L'adattamento di Mbappé non è un problema. Per chi ha parlato di una mancanza d'intesa tra Vinicius e Mbappé, Ancelotti ha anche dichiarato, per me stanno facendo squadra, il lavoro offensivo viene fatto molto bene. Non è un problema non aver segnato gol in ogni partita. Col tempo si capiranno meglio. E non solo Vini con Mbappé. Offensivamente non abbiamo problemi, abbiamo i migliori attaccanti al mondo. Vinicius ha giocato più a sinistra e continuerà ad essere così. Critiche eccessive? No, sono assolutamente normali, ha continuato, perché le richieste per questa squadra sono massime. Ci saranno fino a maggio, per noi è normale. Insomma, c'è la consapevolezza di dover fare di più, ma c'è anche la consapevolezza dell'importanza di avere un giocatore come Mbappé in rosa.